Una sesta edizione del Premio Mercurio d'Argento, veramente all'insegna di grande musica, di grandi manifestazioni, di grande partecipazione. Abbiamo iniziato con un omaggio a Ennio Morricone, grande maestro, al compianto grande maestro, con un'orchestra che ha narrato i brani più belli e ci ha raccontato veramente la storia di questa musica per l'immagine del meraviglioso maestro Ennio Morricone. Ieri sera una serata emozionante con Mogol che ha raccontato se stesso, ha raccontato come sono nate le canzoni più belle che egli ha composto. È una serata veramente magica dove tutto il pubblico ha cantato insieme a Mogol e agli artisti che si sono esibiti sul palco. Stasera concludiamo con un omaggio a Henry Mancini, un famoso compositore statunitense, naturalmente di origini italiane, il nome e il cognome lo rappresenta, che abbiamo voluto proprio raccontare per dare anche una veste internazionale al Premio Mercurio d'Argento. Un premio che, ricordo, è destinato a giovani talenti della musica, giovani talenti che si esprimono attraverso un concorso dove devono comporre una musica proprio su un brano, su un filmato che viene predisposto da un'apposita giuria. Tutto questo corredato da workshop, da incontri importanti che raccontano, proprio che insegnano ai giovani come diventare compositori, come affrontare la musica per l'immagine, dei film, dei documentari, insomma, qualcosa che vogliamo perseguire da alcuni anni e che piano piano si sta affermando, diventa sempre un festival sempre più noto. Il Festival Premio Mercurio d'Argento, Festival Musica per l'Immagine. Siamo molto contenti che questa statuetta, anche quest'anno, il Mercurio d'Argento, venga assegnato a un giovane compositore talentuoso. Complimenti. Complimenti. Grazie, sindaco.